Shoyo? Gente, siamo qua per fare la Shoyo percent con Frozen. Siamo qua per avere la nostra vincita, perché lui adesso ha un tempo migliore del nostro di 5 minuti. Quindi è arrivato il momento di sfidarci uno a uno sulla Shoyo percent. Dopo mesi che non la facevo, sperando di riprendere il world record e sperando di battere il nostro principale rivale in questa competizione per il momento. Adesso so cosa starete pensando. So che state pensando che come farò mai a vincere. Frozen è sardo, automaticamente io sono generico italiano e nella tier list delle persone i sardi sono palesemente superiori rispetto al generico italiano, perché hanno un corredo genetico completamente differente rispetto al resto dell'Europa e quindi hanno un vantaggio sotto diversi punti di vista. Ma io ho portato il mio asso nella manica, ma io ho portato la mia mossa segreta speciale che mi farà vincere questa competizione, perché oggi non sono qui nei panni di un generico italiano, io oggi sono qui nei panni di un vichingo. Perché ho la treccia. Sono anche se si vede. Allora, la scorsa settimana io e Frozen ci siamo sfidati nella Shoyo percent di Breath of the Wild. Per chi non sapesse che cos'è questa speedrun, molto inventata da noi e molto meme, consiste semplicemente nel raggiungere il più in fretta possibile il sacchero di Shoyo, il più in fretta possibile ovviamente, è una speedrun. Ormai questa cosa qua però sta andando avanti da un pochino di tempo. La prima run che è stata mai fatta della Shoyo percent l'ha fatta Frozen come penitenza dopo il Natale contro Gavia. E senza preparazione, senza niente, aveva fatto un tempo di 1 ora e 30. Finito? Era questo il puzzle? Completato! Abbiamo finito il santuario. A quel punto, avendo fatto fare a Frozen finalmente la Shoyo percent ed avendo finalmente qualcuno con cui confrontarmi, ho deciso di farla anche io per vedere, senza allenamento né niente, quanto tempo ci avrei messo. E in questo caso ci avevo messo 49 minuti. Vai 3, 2, 1. Tempo! Quanto ci ho messo? Adesso se imparo pure a farla per bene, sotto i 40 minuti ce la posso fare. 49 minuti rispetto all'originale tempo di 1 ora e mezza di Frozen era un bel miglioramento. Però Frozen, un paio di mesetti dopo, ha deciso di riprendersi il record della Shoyo percent facendo un paio di live in cui si allenava per trovare una strada più veloce e più ottimizzata per battere il mio tempo di 49 minuti. E dopo qualche tentativo, ci è riuscito. Ok. Dai. Ok. Fatto! Yeah boy! Ho fatto anche un tempo migliore di ieri, nonostante ieri fossi bello caldo. 42 minuti senza glitch eccetera, secondo me è carino, dai, come record. Sicuramente si può abbattere almeno di altri 6-7 minuti senza glitch. Quindi a questo punto qua Frozen si era ripreso il record con un tempo di 42 minuti e 31 secondi. E visto che non potevamo lasciare le cose a questo punto qua, abbiamo deciso io e Frozen di sfidarci uno contro uno in questa speedrun per vedere chi sarebbe riuscito a fare un tempo migliore nel mentre la facevamo contemporaneamente assieme in live. Però lui un minimo si era allenato e ha trovato una strada nuova per battere il mio tempo, quindi anch'io mi sono un minimo preparato a questa sfida, ho cercato di idearmi una strada nuova e questo qua è stato il risultato della sfida tra me e Frozen nella Shoyo percent. 5, 4, 3, 2, 1, vai! Vamos! Vamos! Lo distruggiamo, gli spacchiamo la parte in fondo, nella parte bassa della schiena, diciamo, c'è quella zona lì che andiamo a devastare oggi. Mi sono studiato una route che credo sia più veloce rispetto a quella di che utilizzerà Frozen. C'è una parte che è molto rischiosa e potrei fare delle minchiate gigantesche, ma oltre a quello dovrebbe andare tutto bene. Ok, ci siamo! Possiamo iniziare a muoverci! Vai, quanto speri di metterci? Spero di metterci meno di 44 minuti, perché il tempo migliore di Frozen è stato 44 minuti. Secondo me ci si riesce. E adesso si inizia a correre, qua inizia a cambiare la route. Allora, in passato avevo tirato fuori l'idea di poter utilizzare gli oggetti per resistere al caldo. Non utilizziamo nessun oggetto che resiste al caldo. Noi facciamo tutta la zona del freddo senza nessun oggetto che ci resista al caldo. Prima cosa che bisogna recuperare: bisogna recuperare uno scudo e bisogna recuperare delle frecce. Si recuperano frecce e scudo qua in fondo alla collina, perché alla base di quella spiazzo con i boblin sono diverse frecce che possiamo andare a recuperare, che è importante.
Perché questi qua ci promettono di finire il tempio di Shaoyou, appunto. Prendo un paio di più giusto per sicurezza, perché non si sa mai. Non ce n'è bisogno, me ne basterebbero tre, però ne prendo un paio di più. Salve boy! Scudo preso. E si va a attivare la torre. Attento a cadere. Io voglio provare a fare il cancel del danno da caduta. Noi lo proviamo a fare adesso. Rischiamo di morire. Potremmo perdere 30 secondi. Ma se riesco a farlo... Pog, dude. Il papà c'è una cutscene, esatto. Ok. Oh! Fatto! E così si scende dalla torre. Ditemi che qua non sono più avanti ora. Ditemi che qua non sono più avanti ora. Primo tempio è quello là in fondo. Primo tempio è quello là in fondo, ce la possiamo fare. Eccolo qua. Ha trickato con l'arma? Ha fatto la roba col trick dell'arma, Gravier. Io ho fatto il trick del morire. Questo non lo sai fare, Gravier. Gravier, impara a fare questo. Ho il controller che drifta! È morto cadendo? Let's go! Ottimo! Bellissimo! E questo sì che si chiama vantaggio. Questo sì che si chiama vantaggio. Lui muore alla torre, noi siamo a Mawona. Perfetto. Ho tutto il tempo di morire nella zona di ghiaccio io. Ora è arrivato al tempio. Lui è ora arrivato al tempio e noi ora lo lasciamo. Come ti sta andando, Frozen? Tutto bene? Benissimo, grazie. Anche se in realtà tu non mi senti. Non mi smuterò mai. Via che si corre. Via che si corre. Ora si va al tempio delle bombe, se non sbaglio. Sì, sì, ti sento. Ok, buono. Stavo per consumare tutta la stamina perché mi avevo messo a leggere la chat. Evitiamo di fare sto casino, perché sarebbe un bruttissimo errore quello di consumare tutta la stamina. Ti rallenta parecchio. Non tanto lento quanto è Frozen. Se non sbaglio, il passaggio per non far sentire dai guardiani è questo qua. E pulitissimo, e pulitissimo. Non ci sente nessuno. Non ci sente nessuno. E si entra nel prossimo tempio. Questo sta andando un pochino meglio come tempio. Vediamo se riesco a fare sta cosa. E riesco pure a fare sta cosa. Ma va là, che tempio perfetto abbiamo fatto qua invece. Ma va là, che tempio perfetto abbiamo fatto qua invece. Non mi ricordo male, c'era tipo una shortcut qua bellissima che avevo visto durante i video. Mi aveva fatto morire. E vabbè, ciao. Sicuramente non è questa la shortcut. Secondo tempio fatto. Ora mi sa che qua le cose andranno a cambiare in modo radicale. Io qua, adesso, mi teletrasporto al sacrario originale. Qua facciamo così. E andiamo qua. Prossimo tempio che facciamo è quello di Glacior, non quello di Stasis. Raggiungiamo Stasis dalla zona di ghiaccio. A questo punto qua facciamo una strada strana. Perché noi, ora... Per raggiungere il tempio, passiamo da sinistra. Prendiamo questi per curarci. Ho appunto raccolto queste cose qua apposta per sperare di essere il più preparato possibile al freddo gelido dell'inverno e della Russia, che stiamo palesemente raggiungendo. Sanno tutti che la Russia fa parte di Hyrule. Geografia che ti insegnano in prima elementare, ovviamente. E cerchiamo di raggiungere il tempio là sopra. Dobbiamo scalare quella parete gigantesca là, il che può essere molto fatale se sbagliamo. Ha funzionato. Non sono caduto nell'acqua. E ora rimane la seconda parte difficile della run, che è scalare questa parete. Ok. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Che pulito. Che pulito! E non ho neanche bisogno di curarmi perché tanto ci cura questa zona qua. Patapim, terzo sacro raggiunto! Aspetto che Gravier dica ho finito tra poco per passare alla prossima run. Oh, tasto sbagliato. Ok, voilà che puzzle incredibile stiamo risolvendo. Cosa cacchio succede? Mi si è buggato il glacio. Non so cosa fosse successo, ma abbiamo comunque risolto. Ma è successo nella vita, no, neanche a me. Sarà bloccato sotto di me il glacio, non so perché non usciva. Adesso dobbiamo fare la zona di ghiaccio tutta su scudo fino ad arrivare il tempio di Stasis. Qua di nuovo possiamo sbagliare perché dobbiamo fare l'intera zona senza la resistenza al freddo. Stiamo facendo tutto da nudi. Ok.
lo sta per rompersi, non dovrebbe essere un problema se tutto va bene. Non ci facciamo prendere quel boblin blu, grazie, se no mi sciotta. Ok, potrei fare un'altra minchiata qua volendo. Ha funzionato di nuovo! Let's go! Quarto sacchario fatto! A questo punto qua dobbiamo raggiungere la chiesa e dobbiamo raggiungere il sacchario di Shoyo. Quindi ora le cose che possiamo sbagliare è morire cadendo o non prendere un cavallo perché ci scappa. Se non ci succede niente di quello siamo a un tempo ottimo. Sta andando benissimo in quel caso. Solo sta cucinando, by the way. Ci sta. Era la mia prima idea anche a me, poi ho deciso di fare così. Tira fuori, tira fuori, tira fuori. Salta, nice. E a questo punto qua, il metodo più veloce per raggiungere il tempio delle origini, o l'altopiano isolato, quel cacchio che è passare in realtà da qua sopra. Ci riusciremo 3 su 3? No, 3 su 3 no, purtroppo. Per fortuna quella caduta lì non è fatale. Una cosa che pensavo fosse obbligatoria in passato era quella di dover prendere il... portare i simboli dell'eroe che ottieni e roba simile, ottenere l'oggetto, ma non c'è bisogno. Quindi noi andiamo direttamente su senza prendere il boost alle statistiche, perché non mi interessa. Dammi glider! Vecchio, dammi glider! E così abbiamo ottenuto in 25 minuti adesso la paravela. 25 minuti per la paravela non è orribile, dai. Ok, qua prendiamo l'arco e poi andiamo qua. Vai. Frozen, ti ho sentito molto, molto silenzioso durante questa gran, come mai? Quale fava vuoi puppare, Gravier? Non parlo, Gravier, non parlo. E ora dobbiamo prendere un cavallo. Se prendiamo un buon cavallo è meglio. Se prendiamo un cavallo non buono... C'è un cavallo senza macchie, perché quello senza macchie dovrebbe essere un cavallo veloce. Non mi sembra senza macchie. Vai. E si ottiene il cavallo. 3. Ci sono cavalli più veloci, ma va bene. E adesso la strada, non facciamo quella della scorsa volta, dove venivamo colpiti da delle frecce infuocate e prendevamo fuoco e tutto, perché non è una buona strada. Oggi invece passiamo di qua. Ora cavallo, ti prego, non impazzire sopra il ponte, perché se impazzisci sopra il ponte vai a sbattere e ti schianti. Quindi vorrei evitare che successo questa cosa qua. Sai, è per te. Sai, è per te. Sai, è per te. No, dove cazzo stai andando, cavallo? Mio Dio, cavallo, perché? Questo stupido cavallo che si imbizzarisce e dice: voglio lanciarmi contro le pietre, voglio finirla con questa vita crudele, ti prego, metti fine alla mia sofferenza. Lanciami contro quelle pietre. Prendo una pietra puntita in mezzo agli occhi. Pa! Non sento più niente. È finito per sempre. No, mi serve fino alla fine della run. Poi puoi farlo. Non adesso, però. Frozen deve prendere la paravela. Se riesco a finire la run prima che Frozen prenda la paravela, è un flex mostruoso. Ora non dobbiamo sbagliare, però, eh. Perché se io qua manco le frecce, la run è praticamente morta. Per come l'ho ideata. Sacchero di show, ci siamo. Che skip ha fatto? Cosa ha fatto diverso dalla mia run? No, allora, mi hanno detto che non ha cucinato. Probabilmente avrà usato anche lo scudo per scendere la neve. Sta glitchando? In che senso sta glitchando? Cosa ha fatto? Ok. Ne bastano 2, però se ne fa 3 per sicurezza. Ok. Dai. Sacchario fatto. Ci siamo. Tempo 33 minuti 02. Quasi sotto i 33 minuti. Frozen, a che punto sei? Vabbè, io che finisco anche la stamina nei momenti in cui non devo. Grazie, sto facendo running in the 90s. Frozen, a che punto sei? Ha finito, Gravier. È che mi prende tempo smutarmi. Ah, ok, io ho finito. Davvero? Quanto ci hai messo? 33 minuti. Ma applauso. E in questo modo ho riottenuto il record della Shoyo Percent. Dopo però abbiamo fatto anche un altro tentativo per vedere che tempo saremmo riusciti ad ottenere. E al secondo tentativo ho ottenuto anche un tempo ancora migliore. Sto vedendo infatti il tuo stream. Sotto i 33 minuti ce la faccio. GG. Va. Fatto. 32-32, ok, così è facile da ricordare. Bel record. E questa è la situazione attuale della Shoyo Percent. È al punto in cui siamo con la run. Tra l'altro vi ricordo che siamo amici, quindi quando io lo insulto, lui insulta me, non vi preoccupate, è tutto parte del gioco, è tutto uno scherzo.
non è che ci odiamo veramente. È una competizione fatta apposta per divertirci insieme, quindi non vi preoccupate.